dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita i poveri, i storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Chi sono i tuoi invitati? Chi inviti nella tua vita? È la domanda di fondo che viene fuori proprio dal brano del Vangelo che noi abbiamo appena ascoltato. Domenica scorsa Gesù ci invitava a attraversare quella porta stretta. Ci siamo chiesti cosa voleva dire passare per una porta stretta. La porta è Lui, è Gesù, è un'immagine che Gesù ci dà, è seguire il Vangelo. Allora Gesù ci dice che questa porta è una porta stretta, cioè non possiamo entrare con la nostra prepotenza in Lui, con Lui, o vivere il Vangelo tenendoci tutto e facendo di tutto. Il Vangelo ci porta a fare delle scelte. Il Vangelo ci porta ad essere umili, parola chiave della parola di Dio che abbiamo appena ascoltato. Sì, per attraversare la porta bisogna diventare umili. Il discepolo di Gesù è una persona che vive l'umiltà. Se volete anche la piccolezza, perché la porta stretta è a misura di bimbo, non tanto di testa, ma di cuore. Gesù ci invita a riscoprire la fanciullezza, la spiritualità, possiamo dire, è del bambino, della semplicità, della generosità, della fiducia, dell'abbandono, è perché un bambino è questo, si fida dell'adulto, si abbandona all'adulto, vuol bene, noi crescendo ci siamo un po' appesantiti e non abbiamo più, possiamo dire, quella serenità, quella semplicità, quella freschezza di quando eravamo bimbi. Allora, per passare quella porta stretta, un altro elemento, potremmo dire un'altra chiave per attraversare, aprire quella porta, per passare con Lui e stare con Lui. L'umiltà, Gesù ci dice. Allora attraverso l'immagine che Gesù ci dà della parabola ci fa capire che cos'è l'umiltà? È allargare il cuore. Chi sono i tuoi invitati? Chi inviti alla tavola della tua vita, nella tua vita? Che sguardo hai? Un sguardo miope, limitato, oppure hai uno sguardo più ampio? Ami solo, fai solo per interesse? Fai solo, ti muovi solo per ricevere grazie, complimenti,
perché tu possa elevarti agli onori. Gesù ci sta dicendo che il posto del discepolo non è questo, una ricerca personale, diciamo così, di successo, ma il posto del discepolo è il posto ultimo, quel posto che nessuno vuole e alcune volte si fa fatica anche a scegliere. Sì, perché è un posto, possiamo dire, scomodo, ma scomodo perché gli altri ci possono vedere in un certo modo, perché noi non vorremmo starci in quel posto, e invece è il posto che Gesù stesso ha scelto. Ci ha detto: io sono umile di cuore. Gesù, pur essendo Dio, non si è messo al primo posto, ma all'ultimo posto, e ci dice che quel posto è anche il nostro, se noi vogliamo, se noi lo desideriamo. Che cosa vuol dire mettersi all'ultimo posto? Vuol dire, come vi dicevo, aprire il nostro cuore ai fratelli e a quei fratelli che alcune volte non vengono amati, considerati. E Gesù fa un elenco: quando fai un pranzo e quando fai un invito, non invitare solo i tuoi parenti, i tuoi ricchi vicini, i tuoi amici, ma allarga. Allarga l'invito, sii attento a tutte quelle situazioni che nessuno vorrebbe accostarsi, amare, servire. Lo puoi fare con il tuo tempo, lo puoi fare con il tuo sorriso, lo puoi fare con la tua amicizia, lo puoi fare con i tuoi inviti, invita, invita. E certo che non è facile invitare persone che magari sono anche scomode sotto questo aspetto. Gesù anche qui fa un elenco: ciechi, zoppi, persone che vivono situazioni difficili nella propria vita, eppure davanti agli occhi del Signore queste persone diventano preziose, sono loro i veri invitati dal Signore e amati dal Signore. Il Signore non ama chi cerca di arrivare primo o chi si sente arrivato. Certo che lo ama, ma non è il massimo per lui, noi diremmo. Ama chi non è amato da noi. Qui c'è un episodio molto bello che mi è venuto proprio in mente, meditando questa parola di Dio. Tutti abbiamo conosciuto Madre Teresa di Calcutta, beata. Madre Teresa di Calcutta. Allora, Madre Teresa di Calcutta, prima di diventare quella che noi abbiamo conosciuto, prima di andare a Calcutta in India, era in un altro ordine religioso, era nell'ordine delle suore della Madonna di Loreto. E in questo ordine aveva, possiamo dire, fatto carriera, è brutta questa parola perché non si fa carriera, però da suora, potremmo dire così, semplice, diventata madre di una casa di quest'ordine, eppure anche insegnante, e quindi era ben considerata proprio per, diciamo così, la sua fede, forse, oppure per i servizi che prestava all'interno di quest'ordine. E quindi possiamo dire che nella sua vita incominciava ad esserci una scalata, anche se poi è arrivato il momento della fatica e della crisi e ha fatto la scelta che ha fatto. Allora, proprio in quel periodo così all'apice, potremmo dire noi, scrive a sua mamma. C'è questa lettera che è stata conservata, molto bella poi la risposta della mamma. Dice: carissima mamma, ti voglio comunicare che dall'ordine generale, dal capitolo, io sono diventata madre di questa casa, quindi il superiore di questa casa, mi è stato dato l'insegnamento, la responsabilità della scuola, e quindi elencavo un po' tutti quegli impegni che gli erano stati dati. La madre risponde dicendo: sono contenta per te, ringrazio il Signore per il percorso che ti sta facendo,
però ricordati quello che hai imparato in casa di, e fai il nome di questa persona. Dovrei andare a vedere il testo, non me lo ricordo, è un nome albanese, è particolare, quindi di questa signora. E allora gli hanno chiesto, ancora in vita, chi era questa signora che la madre citava. Era una persona del suo paese, del posto dove lei era cresciuta, un po' abbandonata, si ubriacava e quindi viveva da sola, in forte disagio, un po' derisa, anzi molto derisa dalla gente, anche perché quando beveva faceva i suoi bei numeri e quindi la gente si divertiva, la prendeva in giro. La mamma di Madre Teresa di Calcutta, insieme alle altre due sorelle, andava una volta alla settimana in casa di questa. Pulivano la casa, la lavavano, lavavano i vestiti di questa signora, la rivestivano, possiamo dire, a nuovo. Questa mamma ricorda la sua figlia, e si impara da piccoli, possiamo dire, la carità e diventare santi, è questo che dobbiamo, ecco, donare ai nostri figli, quello che ha imparato in casa di questa signora. Non quello che ha imparato dalla mamma, ma in casa di questa signora. Cos'è che ha imparato Madre Teresa? Ha imparato il servizio, l'amore. Ha imparato a invitare nella sua vita i poveri, i più presi in giro, i più dimenticati, i più abbandonati. Madre Teresa ha imparato a prendere l'ultimo posto, il posto dell'umiltà e del servizio. Questa parola umiltà non ci deve spaventare. Se ci ricordiamo bene il Magnificat, Maria dice che Dio ha visto in lei che cosa? Vi ricordate? Qualcuno? Una vocina arrivata. L'umiltà della sua serva. Non ha detto che ha visto in lei la donna più brava, più bella, più intelligente. Dio ha visto in lei l'umiltà della sua serva. E umile ha una radice, la parola umile ha una radice che è humus. E sapete cosa serve l'humus? È quel terriccio che noi mettiamo nei nostri orti, giardini, vasi, per chi ama queste cose, per far crescere il seme. L'umiltà è quindi è necessaria proprio per far crescere. E Maria dice, questo humus serve per far crescere, umiltà e servizio servono per far crescere, se non ci sono questi due elementi non cresce niente. L'orgoglio, la prepotenza, l'essere al primo posto allontana, non so se vi è mai capitato, o di vivere, perché dobbiamo dire anche questo, posso vivere anch'io questo atteggiamento, o di incontrare fratelli e sorelle che vivono così, sono tremendi, siamo tremendi, perché rischiamo di fare terra bruciata attorno a noi, io sono capace, io faccio, io, il mio io, il primo posto, non lo voglio abbandonare, non lo voglio lasciare, perché io sono importante, perché devono capirlo. Ma chi l'ha detto? Scegli l'ultimo posto, quel posto che non ti sarà portato via, questo è bello, quale non c'è competizione, è divertentissimo se gli ultimi posti, perché non ci viene portato via, non hai concorrenti, eppure quel posto è prezioso, è il posto di Gesù, è il posto che ci invita Gesù a scegliere nella nostra vita. Non dobbiamo spaventarci, perché se l'ha scelto Gesù un motivo ci sarà, non per umiliarci, è come intendiamo noi la parola, è per avvilirci, ma perché cresciamo, il nostro cuore cresce nell'amore, nella gioia, cresce e si diventa
santi, che non è una cosa da perdere o lasciare così, dietro le spalle, santi. E allora chiediamo al Signore che questa parola entri dentro di noi, ci aiuti a vivere questa dimensione importante dell'essere nostri discepoli di Gesù.